Selvaggia Lucarelli si conferma giornalista d'assalto e senza peli sulla lingua. Nella giornata di oggi ha lanciato il suo podcast Vale Tutto e non ha avuto parole particolarmente dolci per Emma Marrone, la cantante salentina che dopo aver mosso i primi passi nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, ha visto la sua carriera decollare con concerti sold out e dischi capaci di vendere migliaia di copie. Nello specifico Selvaggia Lucarelli ha pizzicato Emma su attitudine, sarebbe un po' troppo permalosa, e sul look, troppo trasandato. Lo stile di un cantante è parte integrante e fondamentale della sua performance e del risultato. Sto dicendo una banalità che va ribadita perché si confonde la critica al corpo, o le scelte individuali, con quella alla performance, in cui corpo e look, ve lo dico, c'entrano eppure tanto, ha detto Selvaggia. Selvaggia Lucarelli punge Emma Marrone nel suo nuovo podcast. E ancora, le più grandi icone della musica hanno fatto la storia anche grazie ai loro look. Emma sembra aver dimenticato cosa sia uno spettacolo. Le persone pagano e si aspettano una messa in scena che valga le aspettative. La libertà di essere ciò che si è, che lei rivendica, non dovrebbe allontanarsi troppo da ciò che è spettacolo. Anche perché il repertorio di Emma non farà certamente la storia della musica. Emma Marrone, il look della cantante criticato da Selvaggia Lucarelli. Infine Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: la provocazione si fa con l'arte, non con la sciatteria spacciata per anticonformismo. Le parole di Selvaggia non sono state ben digerite dai fan di Emma che hanno preso ad attaccare Selvaggia, penso che la Lucarelli avrebbe da ridere anche su Gesù. Ma perché non pensa ai suoi difetti? E ancora, ragazzi, non vi arrabbiate. Selvaggia Lucarelli è così, fa parte del suo personaggio, forse proprio per questo è particolarmente amata. Ma c'è pure chi ci va più pesante, con commenti ai limiti dell'offesa che non è il caso di riportare.